secondo la sua ricetta, meno sbarchi, meno morti, in realtà i numeri dicono un'altra cosa, sono aumentati i morti, sia in termini relativi sia in termini assoluti. Paga la strategia di azzerare le organizzazioni non governative? Assolutamente sì. Lei dorme la notte sapendo che sono aumentati i morti rispetto allo scorso anno? Ma guardi, io dormo benissimo la notte perché so che sto combattendo i trafficanti di esseri umani che con quel traffico comprano armi e droga, che non so se a lei può far piacere venga spacciata fuori dalle scuole dei suoi figli. E come li contrasta? Rimandando indietro le persone che devono arrivare in Italia legalmente. Meno persone partiranno, meno persone moriranno. Purtroppo i servizi di intelligence ci dicono che ormai fanno partire questi delinquenti, le persone su gommoni mezzi sgonfi o su barche con motori destinati a spegnersi da qui a poco, e quindi siamo allo scontro finale e secondo me vincerà la civiltà contro gli scafisti, quindi vi assicuro che dormo assolutamente sereno la notte. Non so come dormono quelli che prima di me ne hanno fatti sbarcare 700.000 e ne hanno fatti affogare 15.000, ecco, forse quei signori qualche problemino ce l'avranno.